Ma qui rappresento l'Accademia. Penso che la scuola normale sia proprio il punto, come diceva il direttore, dove si può riflettere meglio sull'insegnamento e sulla convergenza anche di diverse branche del sapere, perché alla scuola normale, essendo in pochi, spesso ci si può incontrare. Io ricordo che quando insegnavo neurobiologia, il professor De Giorgi, un grandissimo matematico, faceva almeno tre o quattro lezioni ai neurobiologi. E io facevo lezioni agli storici dell'arte sulla percezione visiva. Ecco, c'è questa quindi convergenza, che quindi è un bel pentolone per cui partire sul pensiero dell'insegnamento. Perché la scuola, la Lincesi sono interessati di questo? Beh, sotto diversi stimoli, avendo a disposizione, diciamo, molti intelletti, abbiamo pensato di dare una mano diciamo, alla cultura e all'educazione dei più giovani. E di questo magari se ne può parlare in un secondo tempo. Ed l'entusiasmo è stato dei soci, diciamo, e anche degli amici, dei soci, molto spontaneo, diciamo. Attualmente ci sono già in fieri, diciamo, molti poli che sono le città dove, e altri ne vengono. Siamo già a 10 poli. Bari è nato proprio, stac, così. In un attimo, Torino sta per nascere, Pavia ha fatto richiesta, Perugia, poi si parla di Palermo, quindi in tante parti nasce, quindi le nostre forze anche stentano a supplire tutte queste richieste. Però l'idea è quella che, diciamo, in ogni sede che ci sia un rappresentante, diciamo, del Lincei oppure di un'altra accademia, che cerca di organizzare queste tre branche di cui si parlerà dopo, cioè le scienze naturali, la matematica e la lingua italiana, come base di insegnamento per i più piccoli e anche per i più grandi, ma soprattutto per i più piccoli. Partendo, diciamo, dalle basi più logiche del ragionamento, ecco, proprio l'educazione. E l'Accademia cerca di far questo. Le forze sono poche, il Ministero, vi dirò dopo, un po' ci aiuta, ma con molta, diciamo, parsimonia. Però i soci veramente ci mettono molto entusiasmo. E molti dicono, ma anch'io vorrei partecipare, insomma. E spesso, insomma, cioè, viaggiano molto, vanno in questa città, in quest'altra città, sono tutte persone, insomma, noi non siamo i giovani. E quindi, però i Lincei lo fanno con grande impeto e grande entusiasmo. C'è tutta un'organizzazione nei Lincei che si basa su questo, insomma, si basa proprio dedicata a questo. Speriamo di fare un buon lavoro. È un lavoro di volontariato estremamente utile e tutti quando ci partecipano ne riescono soddisfatti. Poi riprenderò questo discorso in un secondo momento, ma per il momento vi saluto e vi ringrazio.